pensavo di andare su a nord. No, non ci credo che mi sono scordato. Mi sono scordato qualche busta da consegnare. Eh sì, ragazzi, azione di polizia. Mi hanno chiamato adesso, mi sono scordato qualche busta da consegnare all'azione di polizia. Mi sono scordata, loro pure non se ne sono ricordati. Speriamo che dalle altre parti almeno me ne sono ricordate tutte. Però non è sicuro, può essere pure che qua mi sono scordato qualcosa. Non si sa. Lo so, ragazzi, ce ne sono troppe da consegnare, ce ne sono troppe. Troppi nomi poi, troppi nomi. Quindi mi hanno richiamato adesso i poliziotti e mi hanno detto. Cioè, hanno chiamato alle poste, adesso le poste hanno chiamato a me. Mi hanno detto che mi sono scordato qualche busta da consegnarti. Quindi, arrivato su un attimo di corsa. Ok, eccoci di nuovo qua. Allora, rientriamo. Postino. Ok. Vediamo adesso che buste che mi ero scordato. Ok, le lascio qua fuori, aspettate, l'appoggio qui. Le mano, eccole qua, perfetto. Possiamo andare quindi, vediamo se riusciamo a chiudere la portiera così. È piccolina questa, no? Vabbè. Poi ha tutto il sistema elettronico, quindi è meglio non chiuderla così. Ok, possiamo ripartire quindi. Spero di essermi ricordato tutto quanto. E andiamo. Andiamo, arrivederci. E adesso abbiamo la consegna a 5 km. Però non dovrebbe essere nessun posto che abbiamo fatto, quindi nessuno però ci ha richiamato. Soltanto la polizia ha richiamato perché comunque, beh, le lettere loro, ragazzi, sono importantissime. Sto anche scarseggiando di carburante. Eh sì. Ho 20 litri, spero che mi bastino per il tragitto per andare lì e poi dopo penso andare a casa. Cioè, ragazzi, dobbiamo andare fuori strada. Devo fare fumati fuori strada. Va bene. Lo facciamo. Piano, 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 piano. Piano, come sempre. Beh, questo furgone sappiamo che non è proprio uno dei peggiori, ecco. Però, come vedete, gliel'ho sporcato già tutto. Vabbè, lo sanno perché la strada me l'hanno messa loro comunque. Quindi lo sanno i postini che si sporcherà. Autolavaggio, caso me lo ripagherò io, costa solo 20 euro tanto. Quindi non abbiamo problemi. Ok, perfetto. Questa curva qui pure fatta. Comunque non c'è nessuno. Ok, io suono intanto, qualche curva suono. C'è il ponte, dobbiamo attraversare infatti il ponte. Ok, qui andiamo a sinistra. Perfetto, perfetto, dai. Tiriamo questa stradina qua di campagna. Sì. Campagna, questa qui è che è bella da fare con la moto da cross. Questa è bella da fare o con la moto da cross o con la bicicletta. Però la bicicletta non è, cioè ci vuole troppo arrivare qua su. Il problema. Oddio, oddio, oddio. Oddio. Oddio, no. No. No, raga, no. Siamo ribaltati con il furgoncino. Guardate, la chiamo il meccanico. Chiamo il meccanico. Mamma mia, mamma mia, che botta. Ok, ragazzi, la chiamo adesso. Aspettiamo un attimo che arrivano qua i meccanici. Mamma mia, che botta, che botta. Si è rotto anche lo sportello, beh, mi faranno una riparata veloce, gli dico che devo andare a consegnare. Mi stanno aspettando. Che raga, mi stanno chiamando. Era il meccanico, raga, mi chiamava. Aspettate, ne ha risposto. Salve, Pronto? meccanico? Salve, sì, è il veicolo dell'A, sì. Sì, ho Cioè, il avuto. veicolo è ancora ribaltato? Sì, è ancora ribaltato. Non Va perde bene, siamo in niente arrivo col liquidi, pianale. quindi non dovrebbe essere un problema. Ah, bene, Vabbè. l'unica cosa che è un po' fuori città, siamo a Lo so, lo so. 106 km. Siamo in Sì, arrivo. va bene, grazie Vabbè. mille. Arrivederci, buona giornata. Ok, eccoli come hai sentito, stanno arrivando. Però come, ecco, come abbiamo visto, non perde liquidi, niente, quindi non dovremmo avere problemi a star qui vicino. Mi si è anche aperta. No, la cassetta, chiudiamolo, vediamo il portellone. Vediamo se ci sono buste qua per terra. Vediamo un attimo. Qualche busta, qualche lettera caduta, non mi sembra. Speriamo di no, no, speriamo di no, non mi sembra che siano lettere per terra. E intanto che aspetto i meccanici, scatto qualche foto per mandarla al mio capo. Una foto di qua facciamo. Ok, qualche foto anche di qua. E poi dopo ne facciamo una dietro. Mamma mia, raga. Ok, sono venute bene. Ok, sì, perfetto.
Ok, ecco quale foto anche dietro. Facciamo vedere bene la targa. Sì, ok. Vediamo. Bene, bene, bene. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Anche qua andate meccanici. Metto via. Oddio, oddio, oddio. Mamma mia, mamma mia. Ecco qua il meccanico. Eccolo qua. Buonasera. Salve, salve. Ho avuto un problema qui con il furgone. Non so, ce la fate col verricello a tirarlo su. Adesso vediamo. Ok, vediamo se ce la fanno. Gli fumo pure loro il furgone. Mamma mia, raga. Hanno rotto il furgone anche loro. Hanno rotto. E adesso qua è un problema. Prima piglia è previsto. Va bene, Si è rotto qualcosa anche sul nostro va bene. camion. Ho visto che fumava un po'. Abbiamo Cosa? un problema, però risolviamo subito. Le chiedo solo di allontanarsi un attimo per non farsi Va male. bene, sì, va bene. Ah, ok, capito che vogliono fare. Oddio, oddio, eroi. Eh no, raga. Ma che fanno, cioè? Che RP è questo? Vabbè, raga, vabbè. E anche un po' più piano ci Adesso poteva andare, sistemiamo signore. come nuovo. Eh sì, anche un po' più piano Cosa? ci poteva andare, però. Anche un po' più piano, dico. Non serviva stare in corsa. Guardi, glielo dico io, sono del mestiere, bisogna fare Beh, non penso. così. Sì, glielo dico io, sono del mestiere. Lo Lei ha so, fatto il postino, io faccio il anch'io l'ho meccanico, non si fatto per preoccupi. molto il meccanico. Guardi, glielo dico io, che così si fa. Servono queste maniere così dure, guardi. Vabbè, guardi, allora, se non le va bene così, io le faccio pagare anche il doppio e chiamiamo l'avvocato. Che dobbiamo fare? Chiami l'avvocato se vuole. No, no, no. Collega! Guardi, faccia la fattura e non tolga neanche un euro da quello che è il prezzo di listino, sa? Prima le due carte, uno da una mano. Lei mi sembra più ragionevole, signore. C'è qualche problema quello, forse. Bisogna, ogni tanto bisogna andarci giù pesante. Ok. Va bene. Grazie mille, allora. Collega, ha fatto Arrivederci. la fattura? Ha fatto. Salve, e vada piano, Sì, maleducato. arrivederci, arrivederci. Mamma mia, raga. Magari chiamo l'avvocato, a me andava meglio. E stava lì quella macchina? Non lo so. Non lo so, raga, perché stava lì quello. Però dobbiamo chiamare l'avvocato. Tanto c'ho avuto quanto registrazioni video. Però vabbè, dai, continuiamo così. Non ci interessa, non ci interessa. Ok, raga, stiamo per farci un incidente, allora. Devo andare più piano, devo andare. Ok, qua, questa qui dovrebbe essere l'ultima consegna che dobbiamo fare, almeno spero. Spero, eh. Poi non sono sicuro. Spero che questa qua sia l'ultima. Ho sbagliato anche strada. Bene, allora, andiamo qua. E vediamo un po' che c'è da consegnare. Ok, consegnata, ma c'è ancora un altro punto di consegna. Non l'abbiamo finita ancora. Ho visto, è vicino alla stazione di polizia. Se me lo dicevano prima, passavo quando andavo dalla stazione di polizia. Adesso devo fare tutta la strada indietro ancora, raga, ci vuole troppo. Qua non mi dicono niente, non mi dicono questi. Ecco il meccanico lì col faro rotto, che non sa neanche guidare. Comunque, raga, quello lì non è RP per niente.
penso che dai una botta piano piano va bene. Non è RP, vabbè, si sa, però ci può stare per girare. Ma lei ha preso quella rincorsa che, cioè, non è una cosa fattibile. Devo ripassare adesso alla falegnameria, quindi. Sì. Ah, ci vediamo subito sul punto di consegna, allora. Ok, ho il furgone rotto un'altra volta, prima perché sono andato addosso a un tronco. Però, vediamo adesso dov'è da consegnare, anche perché sto finendo benzina. Sì, un benzinaio è qua. Ah, devo consegnare proprio l'altro benzinaio, devo andare. Perfetto, perfetto, va bene. Se così a me va bene. A me intanto la benzina posso farla. Tiriamo qua subito. Devo sbrigarmi anche perché... Ok, raga, un altro punto di consegna ancora. Comunque mi hanno comunicato adesso dalla centrale che questa posta qua la consegnerà un mio collega e adesso devo portare il furgone prima che si rompa del tutto. Devo portare il furgone lì in sede. Quindi adesso ci rivedremo quando sarò arrivato in sede, ecco. Tanto vado piano piano. È molto noioso da vedere questo viaggio così. In caso è ripartito, ho lasciato la posta a mio collega che adesso è partito per andare di là. E adesso ci vedremo quindi in sede, come ho già detto prima. Eccoci qua, arrivati in sede. Già mi hanno detto che non dovrei essere pagato molto. Il pandino mio è scomparso intanto. Riconsegniamo il nostro veicolo. Va bene, dai, va bene, i soldi ci stanno. 6.000 meno 630 di riparazioni. Più 1.000 del meccanico. Va bene, dai, ci sta, ci sta. Quindi niente, raga, per questo video è tutto. Se vi piacciono questi video qua, ricordate di lasciare un piace. Se non fate ancora, iscrivetevi, commentate. Se volete, qui sotto in descrizione c'è il link per il mio Discord. E noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Bella.